Per dire con la frase del giornino ci siamo. Nella realtà questo è un percorso che è cominciato ormai un anno fa con varie serate, con protagonisti diversi della comunità soverese, e oggi in questi due giorni in cui abbiamo voluto non celebrare ma ricordare 70 anni di resistenza, la festa di liberazione, c'è spazio anche e soprattutto per i ragazzi in questa prima fase. Per noi è veramente molto bello, per noi, dico comunità, trovarci oggi qui con tanta gente, con tanti ragazzi che adesso avranno il piacere di raccontare qualche piccola storia legata appunto alla resistenza. In questi due giorni saranno protagonisti la scuola essenzialmente, i ragazzi, avremo tante belle manifestazioni, e la scelta di condivisa con la biblioteca comunale, con il gruppo di ricerca storica Agorà e con l'istituto comprensivo di questa location, di questa zona, è proprio perché volevamo celebrare nel centro del paese con tutti i bambini e con tanta gente questo 70° della liberazione. Non vuole essere una celebrazione, vogliamo sperare di lasciare qualche messaggio importante. Avete modo poi anche domani di tornare, vi rivolgo l'invito a visitare la mostra. Un lavoro veramente molto molto lungo e frutto di ricerca nell'archivio. Siccome poi il tempo è tirano e questa sera la serata sarà molto lunga, dico grazie e ringrazio il professor Lentini, il comitato dei genitori, tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata, perché veramente il lavoro dietro è molto importante, e vedere che la gente non ci sta per noi è veramente molto molto bello. Diamo già spazio subito alla musica e facciamo salire sul palco il professore Foresti, che è quello che coordinerà poi lo spettacolo dei ragazzi della scuola primaria, a cui veramente dovete subito rivolgere un grosso applauso, perché veramente per loro è un momento importante. Attraverso il nostro percorso di ricerca storica siamo andati a curiosare in un tempo molto lontano dalla realtà di oggi. Sì, ci pensi, niente elettricità, acqua da andare a prendere alla fontana, niente videogiochi, né centri commerciali, né televisione. Già, come sarà stata la vita dei bambini? E come si viveva a Sovere 70 anni fa? Di sicuro non lo troviamo scritto nei libri di storia e non ne possiamo sentir parlare al telegiornale. Possiamo chiedere direttamente ai nostri nonni. Cominciamo con le interviste. Chiamiamo subito Giorgia. Nelle famiglie c'era tanta miseria, povertà, si prendeva il pane con la tessera, il sale era costoso, si comperavano le sardine per avere il sale per fare la polenta. Le famiglie si scaldavano nella stalla assieme agli animali, si chiacchierava e si rideva nel raccontare le storie. Non c'erano automobili, ma c'erano i buoi che tiravano l'aratro. Tiravano il carro, gli asini ed i cavalli. Nel 1958 è arrivato a Sovere il primo trattore nuovo, che era stato acquistato da Maffessanti Battista. Riccardo, il signore che mi ha raccontato questa storia, mi ha detto che quando ha ricevuto la prima comunione, la zia, che l'aveva accompagnato in chiesa, come pranzo gli aveva preparato una scodella di latte con biscotti, fatti cuocere nel forno della stufa, con lo strutto di maiale. Hai capito il racconto dei nonni? Non so, non ero proprio attento. C'è tanta gente qui.
Mi sembra di aver sentito che per salare la polenta usavano il sale delle sardine, poi che non c'erano le automobili. Purtroppo mancava la libertà. In Italia mancava la pace e una terribile guerra, chiamata Seconda Guerra Mondiale, colpiva ogni famiglia e arrivava fino nel cuore dei bambini. Ascoltiamo il canto delle classi quarte, intitolato Da Bambino. E così, nonostante la fatica e la paura,
giorno, il modo per giocare e stare insieme, con girotondi e danze. La classe seconda B ci presenta il canto Sotto il ponte ci son tre bombe, mentre la classe terza B balla la danza del ponte. Oh!
mentre gli alunni di seconda B danzano la danza del rinoceronte. Scuola. Ascoltiamo cosa ci raccontano Eric, Lori e Sofia. I bambini andavano a scuola con gli zoccoli, sopei, fatti dai papà, con la roncola ed il seghetto. Erano le calzature di tutti i giorni, erano molto grezzi e pesanti. Per farli durare di più e renderli meno rumorosi, si suolavano con strisce di gomma ricavate da copertoni della bici. La scuola si trovava verso il filatoio di Sovere. Le aule erano stanze grandi e alte, con banchini e sgabelli. Non erano riscaldate, si usava la stufa legna, quando veniva accesa. I quaderni avevano copertine nere, che sembravano di carta ruvida. Le penne avevano il pennino, con l'inchiostro nero o blu. In prima si usava il sillabario, abecedario, che aveva utilizzato qualche anno prima il fratello maggiore. La cartella era una borsa di stoffa con la tracolla, sachela, confezionata dalla mamma con della tela grossa. In quegli anni i giochi erano prevalentemente di squadra o di gruppo. Per giocare con le biglie, giuga a ciche, si usavano palline di terracotta colorate con vivaci colori. Quando, con l'usura, i colori sparivano, le cicche perdevano un poco del loro valore. Una cicca nuova fiammante valeva due cicche usate. Era molto in voga il ciancol, la lippa, un pezzetto di legno appuntito che alle due estremità che veniva percosso e fatto saltare per essere colpito con una mazza, cercando di mandarlo il più lontano possibile. Si giocava con i pennini, quelli che si usavano per scrivere. Si appoggiavano i pennini sul banco e col dito umido si cercava di capovolgerli, vincendoli. Quando non si trovavano compagni, molto raramente, si giocava con la corda, oppure a far girare un cerchio con dei colpetti e rincorrerlo. Il mia buffa tot era la frase regola che disciplinava il comportamento dei giocatori. Il nonno era un bambino e frequentava le scuole elementari. Durante le lezioni, se suonava l'allarme perché passavano gli aerei, i bambini dovevano tornare a casa. Al cessato allarme, il nonno doveva tornare a scuola. Ma il nonno birichino, se il tempo era bello, andava al lago a fare il bagno con gli altri compagni di scuola elementare,
al Palazzo Tadini. Quell'anno fu bocciato. Che furbetto quel nonno! Anch'io vorrei giocare anziché andare a scuola. Pensa, una bella partita a calcio con i miei amici all'oratorio durante l'ora di matematico di storia. Allora, ti piacerà la storia di Oscar e Bruno? Guarda bene per capire come riuscirono ad avere il loro primo vero pallone di cuoio. Oscar e Bruno. Dai, tira! Questo pallone è un disastro, guarda va dove vuole. Disastro tu, vado io a prenderlo. Ehi, guarda cosa c'è qui, un lingotto di ferro. E allora, cosa ce ne facciamo? Potremmo portarlo dal fabbro per ricavare qualche lira per comprare nuovo pallone. Ma come lo nascondi da tua mamma? Lo metti in tasca? Hai ragione, potremmo lasciarlo nell'acqua del fiume del Tinazzo, tanto da lì non scappa. Va bene, ma Oscar, per me ci mettiamo in qualche guaio. I due ragazzi l'indomani andarono dal fabbro e con i soldi ricavati comprarono il loro pallone. Arrivati all'oratorio, il pallone nuovo attirò l'attenzione dei ragazzi. Cosa succede qui? Cos'è tutta questa confusione? Oscar e Bruno hanno un pallone nuovo. Da dove viene? Lo abbiamo comprato. Come? Comprato? E con cosa? Disinso niente. E mia Hail. Da oggi questo pallone è dell'oratorio, ma per un po' lo tengo io. E per quanto riguarda voi due... Dobbiamo venire a confessarci questa sera? Questa volta no, ma ringrazio il Signore nelle vostre preghiere e non combinate altri guai. Thank you.
Mentre la classe seconda A danza la danza del re. Thank you.
politici. Ma nel cuore degli adulti c'era l'angoscia per una guerra interminabile, con il suo carico di distruzione, sofferenza e ingiustizia. Per la follia della guerra, un popolo in particolare soffriva ed esprimeva con musiche e canti struggenti la sua disperazione. È la volta dei ragazzi di Quinta che ci cantano due canti ebraici, Manavu e Yababam. Yeah.
In occasione della prima comunione, quel bambino andò dal calzolaio per farsi fare il suo primo paio di scarpe. Le scarpe nuove. Mattia, Don Kelvin, andiamo. Quest'anno fai la tua prima comunione e ti servono un paio di scarpe nuove. Che bel regalo! Dai, andiamo! Buongiorno, Suranna. Buongiorno, signor Marco. Ciao, Suanotto. Quest'anno Mattia farà la sua prima comunione e ci servono un bel paio di scarpe nuove. Mattia, metti qua il piedino. Ma a me che fares? Anche un 39, anzi, un 39 e mezzo. Grazie mille, ma non saranno troppo grandi? No, così va bene per un paio d'anni. E se si rovirano? Li metteremo il tacco e la punta di ferro. Bene, allora grazie mille. Posso ritirare la settimana prossima? D'accordo. Non saranno troppo grandi. Preoccupa mia! Quando arriviamo a casa metteremo un po' di cotone sulla punta, così non ti usciranno mentre cammini. Evviva le mie scarpe nuove! E i bambini abbandonavano le scarpe troppo grandi o troppo piccole per giocare a piedi nudi. Non erano solo i piedi a soffrire, tutte le nostre fonti orali lo hanno confermato e lo ricordano bene. Anche le pance soffrivano e soffrivano tanto. Perché? C'era un'epidemia di mal di pancia? No, caro mio, era la fame. Ascolta cosa raccontano i nonni. Prego, Giorgia, facci sentire. Mia mamma si ricorda che suo nonno Carlo, nato l'8 dicembre del 1918, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato catturato dai tedeschi. Stava per essere trasportato in Germania, ma durante una sosta riuscì a scappare dal camion e grazie ad una famiglia francese è riuscito a ritornare a casa. Ma per tornare ha dovuto nascondersi nei cimiteri durante il giorno
e alcune volte riposava vicino ai cadaveri. Mangiava raramente e qualche volta trovava solo le bucce di patate per nutrirsi. Quando è tornato non era meglio, visto che alcuni dei suoi fratelli erano partiti per la guerra, senza più fare ritorno. E da lui è toccato aiutare la famiglia, perché c'erano altri fratelli più piccoli da far crescere. Per fare la spesa c'era una tessera alimentare, dove era assegnato quanto latte, farina o uova spettava per quel mese. Quindi sua mamma doveva con poco sfamare tutti. La carne, ad esempio, c'era solo a Natale o Pasqua per gli uomini che lavoravano. Per gli altri c'era solo il profumo della carne, rimasto magari nelle patate cotte insieme. La guerra poi arrivò più vicina, entrò nei paesi, divise le persone, portando altre sofferenze. Ascolta cosa raccontano i nonni. Giada ed Eleonora ci leggono due testimonianze. I miei nonni mi hanno raccontato che durante la Seconda Guerra Mondiale loro erano molto piccoli. Ricordano che i partigiani si aggiravano per il paese e così pure i fascisti. In via Cavour, e dove c'è adesso la palestra, c'erano due caserme dei fascisti. Mia nonna si ricorda che una notte un partigiano ha bussato alla loro porta chiedendo ospitalità per una notte. La nonna si è molto spaventata perché sapeva che se i fascisti trovavano il partigiano avrebbero fucilato tutti loro. Il nonno ricorda un signore di Endine chiamato Brack, che indossava i pantaloncini corti anche in inverno. Era un partigiano che scendeva in paese per cercare qualcosa da mangiare dal Monte Possimo, dove si erano rifugiati tutti i partigiani. Caterina mi ha raccontato che quando gli aerei passavano in cielo, le persone avevano paura e si sdraiavano per terra. Alcune notti passavano i partigiani e sua mamma doveva alzarsi e preparare la polenta con il salame e il formaggio. Lei aveva paura perché se i fascisti vedevano che qualcuno aiutava i partigiani, gli bruciavano la casa, e anche perché dopo i partigiani andavano in cantina e portavano via tutto. Tanti giovani andarono in montagna e combatterono per affrettare la fine della guerra, che finalmente il 25 aprile del 1945, ben 70 anni fa, terminò. Gli alunni di quarta ora presentano il canto Resistenza. Thank you.
fare un ringraziamento particolare al maestro Alessandro che ci ha accompagnato. E alla signora Edda, che è stata la nostra memoria storica e anche la nostra costumista. Grazie davvero a tutti questi meravigliosi bambini, grazie alle loro maestre, grazie Alessandro e a tutti quelli che hanno contribuito a questo bellissimo spettacolo.